Ciao a tutti, sono Candida, benvenuti nel mio canale. Nel video di oggi voglio farvi vedere come fare una rosa in maniera veramente veloce, ma soprattutto è una rosa che viene sempre perfetta. È molto molto semplice da fare. Allora, come vedete, io ho tagliato 5 fiori uguali, sono dei fiori con 6 petali. Io ho utilizzato una fustella, nello specifico questa. E ho utilizzato il fiore più piccolo, ma volendo si può fare anche con quello più grande. Io ho fatto quello più piccolo perché mi sembra che la rosa venga più carina, ma poi vi farò vedere una più grande finita. Però, come dico sempre, nel caso non abbiate la fustella, non è un problema perché potete disegnare il fiore e ritagliarvelo. L'unica cosa, appunto, per farla come la sto facendo io in questo momento, dovete fare un fiore con 6 petali, quindi 5 fiori uguali, e poi al centro ho fatto un foro. Vedete, più o meno io l'ho fatto circa da un centimetro. Potete farlo anche da un centimetro e mezzo. Se avete un riferimento, ve lo disegnate e ve lo tagliate. Poi vedrete qual è l'utilità del nostro foro. A questo punto, cosa faccio? Intanto passo tutti i petali con il mio solito Distress Vintage Photo, perché comunque viene tutto più bello quando viene passato in questo modo. Anzi, facciamo una cosa: prima di passare il distress, così evito di farlo anche dove non serve, vi faccio vedere come tagliamo i fiori. Allora, lasciamo un fiore così com'è, senza fargli niente. Poi ad un altro facciamo solo un taglio, ma teniamo tutti i 6 petali. Poi all'altro togliamo un petalo, così. All'altro togliamo due petali, così. E all'ultimo togliamo tre petali, in questo modo. Dopodiché, con i tre petali che ci sono rimasti, tagliamo due petali e lasciamo un solo petalo perché li utilizzeremo per fare la nostra rosa. A questo punto continuo con il passare il mio distress, così da. Vedete, io ho utilizzato degli avanzi di carta scrap. Infatti, con questa carta rosa sono riuscita a fare solo 4 petali. Il quinto petalo l'ho fatto con una carta bianca, tanto non. L'effetto rimane bello lo stesso. Metterò la carta bianca sotto tutto il resto e quindi alla fine neanche si nota la differenza. In questo modo qui. Lo facciamo molto molto velocemente, tanto praticamente serve solo per dare questo effetto sfumatura tra i vari strati dei petali, che rimangono molto più belli. Si vede molto di più la separazione tra i vari strati dei petali se passiamo il distress. A questo punto, con un semplice stuzzicadenti, andiamo velocemente, proprio in maniera molto veloce, così vedete, senza perdere troppo tempo, andiamo a piegare leggermente i nostri petali per la punta del petalo, in modo da dare poi una forma più bella alla rosa. In questo modo. È una cosa molto molto veloce. Lo facciamo di nuovo su tutti i petali, così. Questa è una rosa che veramente finita ha un effetto perfetto sempre, perché è semplice da fare. Adesso vedrete nel prosieguo della costruzione, sono cose dove non bisogna fare niente di particolare, quindi alla fine vengono sempre perfette. Poi uno si può sbizzarrire con le varie carte, poi vi farò vedere nel particolare qualche rosa che ho fatto io, perché per esempio ho passato la carta in una cartella embossing, quindi gli ho dato del texture e rimane un po' più particolare. Oppure potete semplicemente utilizzare della carta bianca, magari quella acquerellabile, e colorarla con i distress, in modo da colorare tutto il fiore. Il petalo singolo,
non lo giriamo, bensì lo arrotoliamo in questo modo. Facciamo proprio, sarà il centro della nostra rosa. Quindi vado a fare il bocciolo, diciamo, no? Cioè il centro del bocciolo. Quindi basta arrotolarla così, ecco, fatto, intorno allo stuzzicadente, semplicissimo. Fatto ciò, cosa andiamo a fare? Andiamo a incollare i petali della nostra rosa. Allora, la base da 6 intera rimane così com'è. Invece, in tutti gli altri casi, andiamo a sovrapporre gli ultimi due petali, semplicemente in questo modo, così. Allora, l'unica cosa importante di questa operazione, che è veloce e semplice, è quella di fare attenzione a lasciare sempre bene il buco. Poi capirete perché. Così andiamo di nuovo ad incollare, a sovrapponiamo sempre l'ultimo petalo, così. Modo, che questa è un'operazione molto semplice. Allora, chiaramente in questo caso qui cosa c'è da dire? Che più la carta è spessa e più questa operazione, nel momento in cui i petali diventano pochi, rimane un pochino più, diciamo, un po' più complicata, però non cioè si fa in qualsiasi caso, insomma. Se la carta è più sottile rimane più semplice, perché vedete, semplicemente perché è più semplice ruotare la carta in questo modo qui. Questo stiamo parlando proprio degli ultimi petali. Vedete, deve sempre rimanere il mio buchino. Quella è una cosa, l'unica cosa importante è quella. Così. Adesso questo da due, chiaramente non lo chiudiamo completamente, ma lo sovrapponiamo solo un po' meno, così, perché dobbiamo fare la parte centrale del fiore leggermente più stretta, in questo modo qua. Così. Ok. Mentre il nostro interno è solo arrotolato con lo stuzzicadenti. A questo punto diciamo che la nostra rosa è terminata, perché adesso viene la parte più semplice. Come facciamo per comporla? Prendiamo della semplice carta da forno, questa, e della colla a caldo. Come funziona? Prendiamo la base della nostra rosa, quindi dove non abbiamo fatto nessun taglio, e andiamo a riempire il nostro buco con della colla a caldo, in questo modo. A questo punto non ci resta altro che andare a sovrapporre gli altri pezzi, scalando chiaramente, vedete, il petalo, in modo che non siano sovrapposti ma messi di taglio. In questo modo vado ad unire tutti i componenti. Prima vi avevo detto di fare attenzione al foro. Perché? Perché nel foro, vedete, passa sempre la colla che ho messo, che mi permette di andare ad incollare i vari strati. A questo punto, tipo in questo caso, di colla ce n'è ancora, ma per evitare che si scolli ne mettiamo ancora proprio un goccino, così, ecco fatto, e andiamo a mettere il petalo 2. E andiamo a mettere il petalo singolo che avevamo ritagliato al centro. Tengo premuto un attimo in modo che la mia colla faccia presa, così. A questo punto non ci resta che staccare la nostra rosa dalla carta da forno e questo è il risultato finale. Vedete la rosa? Perfetta. E avete visto com'è semplice montarla. Ora vi faccio vedere delle altre rose che ho realizzato con lo stesso sistema, così potete avere idea di come si possono fare delle rose un po' diverse. Allora, questa, che
che ho realizzato con della carta scrap un po' più colorata, questa che ho realizzato con carta scrap e della semplice carta marrone, che è quella che vi dicevo prima, che vedete ho fustellato con la cartella da embossing e quindi rimane un pochino lavorata, per cui ha questo effetto un po' particolare. E queste che sono semplicemente fatte, come vi dicevo prima, con della carta bianca su cui ho passato del distress azzurro. E in ultimo vi faccio vedere una rosa che ho realizzato con la fustella più grande, quindi questa fustella, perché comunque l'effetto è molto bello. Io tendenzialmente magari uso i fiori più piccoli, quindi me ne sono preparata diverse della versione più piccola, però ho voluto farvi vedere come viene anche la versione grande, che è molto bella. E quindi queste sono le nostre rose che, come avete visto, sono veramente, veramente facili da realizzare, ma soprattutto vengono sempre perfette. Non ci si può sbagliare, non bisogna avere della manualità particolare, vengono sempre bene. Ve le faccio ancora vedere su un supporto scuro, così si vedono meglio. Anche il video di oggi è terminato e spero di avervi dato un'altra idea, un po' veloce e bella per preparare un po' di abbellimenti per i vostri lavori. Se avete dubbi o domande, scrivetemi e sarò felice di rispondervi, oppure se avete piacere lasciate semplicemente un commento. Detto questo, come al solito, non mi resta che augurare buona creatività a tutti e ci vediamo con il prossimo lavoro. Ciao!